Guardala lì che perfetto, continua, non ti accontentare. Brava! Ho messo un esercizio di barriere per la regolarità e il controllo della falcata del vostro cavallo. A, per capire la regolarità del cavallo e la loro falcata. E seconda cosa, se noi dobbiamo modificare l'esecuzione di un salto in previsione di una linea, sapere ancora prima quello che si deve fare. Ho creato un esercizio dove l'importanza era quella della regolarità e del controllo della propria falcata del cavallo. Allora, l'esercizio di adesso al galoppo è mano destra, passo in mezzo ai due pilieri Goldspan, barriera, tre galoppi, barriera, destra, davanti al verticalino. Barriera, due galoppi, ancora a destra, barriera, tre galoppi e finiamo a destra davanti all'oxer giallo, transizione al trot e ci fermiamo. È un esercizio che va ripetuto, sì, i cavalli lo assimilano e anche le persone che Gesù lo assimila con i propri interventi più è ripetuto, più uno impara a capire le situazioni, quindi lo consiglio vivamente. Bravo, controlla. Poi per avere la perfezione si deve ripetere tante volte. Personalmente lavoro spesso esercizi di barriere, lo stesso tipo di esercizio si può anche tramutare in cavalletti, l'effetto è esattamente lo stesso, quello della regolarità, del controllo della falcata, di mettere un galoppo in più, di togliere un galoppo. Perfetto. Bene. Ok, passo un attimo che poi lo ripetiamo un'altra volta dopo Eleonora. Sono dei ragazzi giovani, giovanissimi, non mi aspettavo così, però tutti che hanno voglia di mettersi in gioco, imparare.